Istanbul come malinconia condivisa, Istanbul come doppio, Istanbul come immagini in bianco e nero di edifici sbriciolati e di minareti fantasma, Istanbul come labirinto di strade osservate da alte finestre e balconi, Istanbul come invenzione degli stranieri, Istanbul come luogo di primi amori e ultimi riti. Alla fine, tutti questi tentativi di una definizione diventano Istanbul come autoritratto, Istanbul come Pamuk, una delle più affascinanti città del mondo, una delle più belle città che prima o poi si finisce per visitare. Quella viola? Sì, sì, Gulane dove c'è il giardino, Sirkeci dove c'è l'altra stazione e Minomo dove bisogna scendere poi per Galata, Caracol. Sì, possiamo prendere la metro e il tram, non lo so, fate voi, decidete voi, cioè se volete prendere il taxi. Please insert banknote or coin. Please insert banknote or coin. 1 viene 1,75, 2, 3, 4, strada. Istanbul è principalmente conosciuta per la sua architettura bizantina e ottomana, ma i suoi edifici riflettono i vari popoli e imperi che l'hanno governata. Forme di architettura genovese, romana e persino greca rimangono visibili in città, a fianco dei più frequenti edifici relativi al periodo ottomano. Allo stesso modo, mentre Hagia Sophia e le moschee imperiali dominano gran parte del panorama cittadino, si possono trovare anche una serie di storiche chiese e sinagoghe. Pochi esempi di architettura greca sono sopravvissuti a Istanbul. Mentre esempi di architettura romana sono risultati più durevoli, presso l'ippodromo di Costantinopoli, realizzato sul modello del Circo Massimo di Roma, sono ancora visibili gli obelischi. Una sezione dell'acquedotto Valente, costruita alla fine del IV secolo per portare acqua alla città, relativamente intatto per oltre 970 metri. Le mura di Costantinopoli, che sono state erette nel periodo bizantino, sono ancora visibili lungo gran parte del loro originario percorso. La colonna di Costantino, eretta nel 330 d.C. per celebrare la nuova capitale romana, sorge non lontano dall'ippodromo. Bye.
patata salata, altogether, Coca-Cola free, fruit, and postre free, postre, this one. E anche dolce, dopo di mangi. Insomma, se me ne posso figare, ma cambia, ci siamo presi per... Come un minareto, la torre di Galata, costruita dai genovesi, si staglia sul profilo dalla parte moderna di Istanbul. Con la sua punta a cono color verde rame è visibile sia da terra che dal mare e aiuta i visitatori ad orientarsi. Alla base della torre è tutto un fervore di attività commerciali legati al turismo, negozi di souvenir, chioschi, caffè, ristoranti e la sera è meta privilegiata per moltissimi giovani. Oggi, come in passato, un riferimento di traffici commerciali. Si sale in alto con l'ascensore per poter godere del colpo d'occhio privilegiato sul Corno d'Oro. Shape, please. Oh, I got the forms, so I can make up shit. It's okay. La Basilica di Santa Sofia, possente e maestosa, sembra rimanere indifferente a tutta la storia che testimonia. Vero capolavoro architettonico dell'arte bizantina, rimaneggiata al punto da essere trasformata da basilica cristiana a moschea.
L'interno è maestoso, imponente ed equilibrato, splendidi mosaici visibili nella galleria superiore. Muoversi al suo interno equivale a camminare nella millenaria storia che incarna. Celebrato come capolavoro di architettura, colpisce per l'immensa cupola e la spettacolare navata principale.